Bene, qui hai tutti i certificati. Sì. Con questo puoi fare la denuncia, iniziare le ricerche. Sì, sì. Quello che è successo è grave, lo capisci? Molto grave. Sì, sì, qualcuno ha sostituito il quadro, quindi c'è un ladro in casa e non sappiamo chi è, non sappiamo chi è stato. Questo è un furto, non devi aspettare. No. Chiama e fai iniziare le indagini. Sì, sì, d'accordo. Grazie mille, signore. Molto bene. Farò come ha detto. Arrivederci. Che ti succede? Sono preoccupata, Nicholas. Per cosa? Per Paloma, mi ha appena chiamato. Ti ha chiamato? Che ti ha detto? Ti ha chiesto di me? Dimmelo, ti ha chiesto di me, sì o no? Vieni. Forse un bel rischio, lo sai? Resisti. No, lì non ti posso portare. Vieni nella mia tenda, vieni. Così, piano. Secondo l'oroscopo cinese, tu sei un topo. Vuoi una mela? Tu certo sei un serpente. Stattene buono, Non ti muovere. Buono, tranquillo. Vado a cercare del ghiaccio. Si vede che prova qualcosa per me, ma poverino, non può fare niente. Ti manca molto con quel lavoro? Dammi tempo, che ti prende? Hai voglia di andare a fare le fusa con lui? Che dici, imbecille? Che dico? Pensi che non mi sia reso conto di ciò che stai facendo? Perché Florencia voleva farti pelo e contropelo? Non essere idiota, Pedro. Sì, penso proprio di essere un idiota. Appunto. Io ho creduto che tu stessi con Federico per i soldi e che amassi me. Ma ora ho capito che persona cattiva sei. Non ripetere mai più una cosa del genere su di me, capito? Io dico quello che mi pare piace, capito? Zitto. Mi suona il telefono, lasciami rispondere. Sì, sì, sto zitto. Ecco, chiudi la bocca. Pronto? Ciao, piccola. Scommetto che non sai dove sono. Sono a casa tua. Che fai lì? Sono venuto a verificare quanto vivi bene e... Beh, sai una cosa? Senza volerlo, ho trovato il diario segreto di tua madre. Qual è il diario segreto? Ho scritto cose molto interessanti. Per esempio, che Florencia è tua sorella. Questa sì che è una notizia bomba, no? Ariel? Ariel? Sei qui dentro? Oh, poverino, ti sei stancato a tagliare la legna e sei venuto a riposarti. Che fresco che fa qui. Volevo parlare con te perché mi sembri molto arrabbiato con me. Però tu hai ragione. Hai ragione su quello che mi hai detto io. Io ho tratto Federico come se fosse mio marito e sbaglio, però... Non lo so, io pensavo di poter stare con te, che mi sarei innamorata e che saremmo stati insieme e che saremmo stati felici, ma la verità è che non... Non riesco a togliermi Federico né dalla testa né dal cuore. Sono innamorata di lui. Lo amo come non ho mai amato nessuno in vita mia e non credo che questo possa cambiare. Anche io ti amo come non ho mai amato in vita mia. Che ci fai qui? Míos, existías para mí. No habrá otra, no habrá nadie. Estás aquí. Tu sei una di quelle che crede ancora nei principi azzurri in San Valentino. Preparatevi a far viaggiare il cuore oltre ogni confine. Tutto l'amore del mondo al cinema. L'ora romantica.
tragedia. Con Flor ti diverti. Balliamo! Ma perché? Con i Teen Angels, no? E poi amano la musica. Proprio come Flor. Flor è su Cartoon Network. E i Teen Angels anche. Dal lunedì al venerdì, alle 13.40, Non perdere Flor 2. E alle 14.30, i Teen Angels. Su Cartoon Network. Teen Angels! Il loro tour continua su Cartoon Network. Dal vivo! Segui la nuova serie! Appena apparirà in sovraimpressione uno dei personaggi, vai su teenangels.it. Se clicchi sull'icona corretta, puoi vincere un weekend a Madrid e vedere il concerto dei Teen Angels con un tuo amico! Più partecipi e più hai possibilità di vincere! Vola con gli angeli! Scatenati, balla e canta con il tuo gruppo preferito! I Teen Angels ti aspettano da lunedì a venerdì alle 8 di sera su Cartoon Network!